Il rocambolesco viaggio delle ceneri di Pirandello in un'urna da Roma ad Agrigento. L'ultimo racconto di Pirandello scritto nei giorni prima di morire, Il chiodo. Ecco il soggetto e le prime immagini di Leonora Dio, il primo film diretto da Paolo Taviani da solo dopo la morte del fratello Vittorio, l'unico film italiano in concorso al prossimo Festival di Berlino. Unico ma di peso, visto che i Taviani proprio a Berlino vinsero con Cesare deve morire. Una scelta coraggiosa in tempi di Covid, come sottolinea lo stesso Paolo Taviani. Un festival in presenza è una bella sfida ai virus che ci perseguitano. È il cinema che combatte, Berlino è un festival che non si scoraggia. Buona fortuna, conclude Taviani al direttore Sciatriani e a tutti noi. E altrettanto caparbiamente sarà presente a Berlino, ma nella sezione speciale gala, un altro maestro del nostro cinema, Dario Argento, che presenterà Occhiali Neri, un thriller girato tra mille difficoltà in pieno Covid, che ha per protagonista Ilenia Pastorelli. Queste sono le prime foto. Figlia, invece parla poco. Io parlo quando serve. L'ha detto pure tu, no? Che è morto un barman. Ci si attende molto anche da un altro titolo intrigante e raffinato, Una femmina, diretto da Francesco Costabile, presente nella sezione Panorama e tratto dal libro di Lirio Abate, Come le donne salveranno il paese dall'andrangheta. Una storia ambientata al sud, con il sapore del thriller, che affronta il tema difficile della violenza sul corpo delle donne. È la storia di Rosa, la protagonista, Lina Siciliano, già da queste prime immagini fa centro. La storia di tutte quelle donne che decidono di ribellarsi a destini già segnati.